Salve ragazzi, eccoci qui di nuovo con Padlet per quanto riguarda storia terza media. Allora, andiamo a vedere adesso il proseguio di quando tempo fa avevo spiegato il secondo dopoguerra e andiamo avanti appunto con gli anni 60 e gli anni 70. Allora, qui ho scritto per voi appunto la suddivisione degli anni 60 con due periodi precisi, l'inizio e la fine degli anni 60. In mezzo c'è il boom economico che appunto investì tutto l'Occidente e anche l'Italia. Quindi il benessere sociale sarebbe appunto il boom economico che avvenne negli anni 60. Poi spieghiamo meglio cos'è. Allora, iniziamo tanto a dire che parliamo soprattutto dell'America, quindi iniziamo a dire che in America c'era ancora questa disparità tra bianchi e neri. E qui abbiamo due personaggi molto importanti, due personaggi illustri, storici del periodo, appunto durante gli anni 60, che sono Martin Luther King, di colore, e il presidente americano, John Fitzgerald Kennedy. E questi personaggi, aiutarono in qualche modo la popolazione afroamericana o anche solamente africana che viveva però in America a integrarsi maggiormente con il popolo appunto americano, il popolo bianco, proprio perché ancora c'erano grandi disparità tra i bianchi e i neri. Allora, grazie a Martin Luther King, con l'appoggio anche del presidente americano Kennedy, si riuscì ad avere una legge, e quindi una legge per i diritti civili anche per i neri, in modo da livellare maggiormente le differenze sociali. Questi due personaggi però erano scomodi e quindi furono uccisi, Kennedy nel 63 a Dallas e Martin Luther King nel 68. Ma ci fu anche un altro evento importante qui negli anni 60, sempre in America, ossia la guerra in Vietnam. Allora, il Vietnam, che appunto in Indocina, era una colonia francese, e il Vietnam nel 54 era riuscito a sconfiggere la Francia. Però, e questo è il problema, per l'indipendenza, è un po' come avvenne con noi durante la seconda guerra di indipendenza contro l'Austria. L'Italia, noi, quando dico noi, è l'Italia, ha sempre avuto come lo straniero l'Austria e loro avevano la Francia. Però il problema è questo, è quando divenne appunto uno stato non più francese, il Vietnam fu diviso appunto in due stati nel 1954. Il Vietnam del Nord, che era comunista, e il Vietnam del Sud, che era controllato dagli americani. Quindi il Vietnam del Nord, che aveva un protettorato sovietico, ma in realtà erano indipendenti, il Vietnam del Sud invece non era indipendente perché era controllato dagli americani. Quindi al Vietnam del Nord questa situazione non andava a genio, non andava a genio proprio perché avevano lottato per l'indipendenza. E quindi vedere ancora uno straniero che controllava la propria nazione non era reputato conveniente, non era giusto. E quindi nel 65 il Vietnam del Nord attacca il Vietnam del Sud, appunto, che era controllato dagli americani. Gli americani, per contrastare anche, vi ricordate, no, la guerra fredda, no? Quindi sempre per contrastare questa predominanza in tutto il mondo dell'Unione Sovietica. Quindi per fermare, quindi continuava questa rivalità, questa competizione, quindi per contrastare questa avanzata forte di questo blocco sovietico, proseguì una guerra appunto con il Vietnam del Nord. E quindi questa guerra durò fino al 1975, perché dobbiamo dire questo, fu una guerra che, inutile, che tutta la popolazione, non solo americana, ma di quasi tutto il mondo, la trovava insensata, ingiustificata. In realtà questi volevano l'indipendenza, quindi non c'era bisogno, era solo un pretesto per andare contro, per contrastare il potere sovietico, visto che la Vietnam del Nord era appunto controllato dalla Russia, dai sovietici, dall'Unione Sovietica. Però questa guerra, come dicevamo, appunto termina nel 1975 con la sconfitta, ma già si era capito, degli americani. Questa fu la prima vera grande sconfitta degli americani, e quindi il Vietnam del Nord alla fine riunificò tutto il Vietnam col Vietnam del Sud, comandandolo, quindi governandolo indisturbatamente. Oh, andiamo a vedere adesso invece il boom economico, questo è importante.
Quindi, come dicevamo prima, il boom, negli anni 60 questo boom economico nasce in Occidente e quindi anche l'Italia viene investita da questo boom economico. Un boom economico è appunto un benessere sociale, il desiderio di far crescere la società, di distribuire ricchezza a tutti i ceti sociali. Quindi distribuire ricchezza a tutti i ceti sociali, questa è la cosa più importante, aiutando soprattutto chi aveva meno denaro, quindi meno abbienti, con i sussidi di disoccupazione, per esempio. Poi nascevano cioè la cosa più importante qui è che nascevano soprattutto grandi possibilità di investimenti, questa è la cosa importante, quindi investimenti, nuove industrie, l'Italia diventava sempre più industriale, soprattutto al nord, e il divario col sud si faceva sempre più ampio, perché il sud purtroppo viveva ancora una arretratezza che è dovuta soprattutto a un discorso leggermente di stampo mafioso. E anche quando fu messa la Cassa del Mezzogiorno, quindi la nascita della Cassa del Mezzogiorno, che era un ente nazionale per l'Italia del Sud, quindi dei soldi venivano stanziati, questo pure non riuscì a risanare le condizioni esistenziali del Sud, e perché proprio gran parte del denaro finanziato finiva nelle mani della mafia. E quindi il sud rimase sempre un po', diciamo, in secondo piano rispetto al nord che cresceva sempre di più. Quindi abbiamo detto in questo periodo poi la natalità cresce, quindi le nascite aumentano e la possibilità di acquistare diventa ancora più facile negli anni 60, appunto il boom economico diventa più facile grazie alle cambiali. Quindi le cambiali davano la possibilità di comprare dei beni di prima, seconda necessità, però l'importante è che c'era questa rateizzazione mensile della cambiale che dovevi pagare, e quindi era un modo per diluire il costo nel tempo. Tutto questo abbiamo detto viene chiamato welfare state, cioè appunto il benessere sociale, la ricchezza distribuita a tutti. Ok? Oh, però poi qua io ho scritto una cosa importante, che alla fine degli anni 60 situazione peggiora, perché nel biennio 68-69, infatti aspettate, vi faccio vedere qui un po' cosa era il boom economico, quindi vedete anche nuove costruzioni, nuovi impianti, nuovi edifici, nuove strade. Questa è una tavola familiare tipica degli anni 60, la prima Fiat degli anni 60 che rappresentava il boom economico, un po' come se fosse la Smart da adesso, insomma, la velocità, l'intraprendenza, lo scatto. E anche qua vedete tutto ciò che riguarda la casa, la donna qui, la casalinga. Quindi questo era il boom economico, far star bene le persone. E si dice appunto welfare state. Però nel 68-69 la situazione cambia, perché nasce la contestazione giovanile, che fece capire, fece affiorare il malcontento dei lavoratori, e poi soprattutto degli operai, che non venivano pagati molto bene, e poi non c'erano tante tutele. E poi soprattutto vedete qui anche la foto vicino dell'università, questa era l'entrata della Sapienza, la conosco perché mi sono laureato là. E quindi anche qui fa vedere la loro ribellione contro uno stampo, soprattutto di vecchio stampo fascista, che era l'università, che era la scuola. E quindi loro contestavano questa forte rigidità di stampo fascista, che ancora invece vigeva nelle scuole e soprattutto nell'università. E da qui poi nascono a fine anni 60 i grandi attentati nelle città italiane, che venivano appunto detti attacchi terroristici, il terrore, no? Come abbiamo visto negli ultimi anni noi con il terrorismo islamico. Qui invece il terrorismo che avveniva in Italia nei fine anni 60, anni 70, era un terrorismo prettamente italiano, e che appunto ebbe il culmine negli anni 70. Andiamo a vedere questo terrorismo negli anni 70, cosa vuol dire. Terrorismo sono delle, cioè, c'era il terrorismo delle brigate nere e delle brigate rosse, erano degli estremisti, dei rivoluzionari, degli estremisti sia di sinistra che di destra, e che attuarono grandissimi attentati, grandi attacchi terroristici avvennero appunto mettendo bombe, stragi sia nelle piazze, nelle stazioni. E appunto, come dicevo, vengono detti questi gli anni di piombo, proprio per il fatto delle bombe, degli attentati pure che avvenivano, le uccisioni, ok? E quindi abbiamo sia terrorismo di destra con le brigate nere e terrorismo di sinistra con le brigate rosse.
che culmina il terrorismo di sinistra con le Brigate Rosse, culmina con il rapimento del grande statista politico della Democrazia Cristiana, che era Aldo Moro. Nel 78 viene rapito. E perché questo? Perché loro, essendo di estrema sinistra, non volevano attuare, non erano d'accordo, ecco, diciamo così, non erano d'accordo con quello che stava attuando Aldo Moro, ossia Aldo Moro stava attuando una collaborazione, un compromesso storico, venne detto, un compromesso storico che era un'alleanza col Partito Comunista, appunto, con la sinistra, era però un'alleanza, e queste Brigate Rosse non volevano tutti i costi, e quindi con chi era questa alleanza? Abbiamo detto il Partito Comunista, e il segretario, il leader del Partito Comunista era anche, bisogna dirlo perché è importantissimo, è stato uno dei più grandi uomini, altro che questi che ci stanno adesso, diciamo, è stato un grande uomo, che è stato appunto Enrico Berlinguer, ok? Come anche Aldo Moro è stato un grande uomo, quindi questi erano veramente dei politici con gli attributi, diciamo. Quindi il paese, quando fu rapito Aldo Moro e poi ucciso dalle Brigate Rosse, perché poi purtroppo fu ucciso e lo misero nel cofano della macchina, fu ritrovato lì. Il paese fu sconvolto da questo e il governo mise in moto allora delle leggi speciali per cercare di porre fine al terrorismo. E cosa fecero? Cosa avvenne? L'uso dei pentiti. Quindi con i pentiti si cercò di arginare e di porre fine al terrorismo, con i pentiti di mafia, i pentiti anche del terrorismo. I pentiti ce ne stavano, sono stati tantissimi nelle Brigate Rosse, di pentiti che hanno parlato e quindi ha cercato il governo di porre fine a tutto ciò. Oh, poi c'è da dire un'ultima cosa, che negli anni 70 in Italia, nel 74, il Partito Radicale ottenne il referendum sul divorzio, e questo poi avvenne, quindi nel 74. Oh, però un'altra cosa importante, abbiamo detto nel 79 invece, cioè il presidente viene nominato presidente della Repubblica, un uomo ancora amato tutt'oggi, nonostante siano passati decenni, è l'uomo, diciamo, il presidente nostro italiano, il presidente della Repubblica italiana più amato da sempre, che è appunto Sandro Pertini. Sandro Pertini è stato un partigiano, quindi ha combattuto, ha lottato contro i fascisti, ha combattuto per la libertà, ha combattuto per la libertà dell'Italia durante la guerra. Ed è appunto, come dicevo prima, nel 79 diventa presidente ed è ancora oggi amato da tutto il popolo italiano. Questo però, dobbiamo dire, fu anche un decennio che io appunto qui ho scritto dell'austerity, perché si doveva risparmiare la benzina. Perché cosa vuol dire? Che questo, volendo, ricorda un po' quello che stiamo vivendo adesso, che è un'austerity un po' estrema. Noi viviamo un'austerity, quindi austerity vuol dire austerità, un rigidamento, una rigidità, una rigidità. Una rigidità comunque un po' forte in un certo senso, estrema la nostra. Quella dell'epoca invece era un'austerità e basta, finito. Però in questo senso che cosa vuol dire questa austerity? Il problema nasce dalla guerra che c'era continuamente in Medio Oriente, ecco, okay, fra arabi iraniani, arabi israeliti, la continua guerra, ma su che cosa? Su il petrolio. Quindi provocarono queste guerre la crisi petrolifera, e quindi aumentò il costo del petrolio, e portando poi disoccupazione a tutto il mondo, ma aumentando il petrolio bisognava risparmiare la benzina. E quindi come si poteva risparmiare la benzina dal 73, dal 1973 al 1979, non uscendo con la macchina di domenica, riducendo gli orari di bar e negozi e anche riducendo il riscaldamento domestico? Era tutto un modo per, appunto, austerity, perché uno è più rigido, sta più attento, sta più attento a non risparmiare, quindi tende a risparmiare. Quindi sta più attento a risparmiare, perché normalmente uno tende a non risparmiare, invece in questo modo si risparmia sempre di più. E quindi in Italia la domenica non si poteva uscire con la macchina, si riducono gli orari di bar e negozi e anche il riscaldamento domestico. Questo periodo determina la fine del welfare state, cioè del benessere sociale, come abbiamo visto negli anni 60, perché non si poteva più, in un certo senso, offrire servizi ai cittadini. E quindi termina e nasce un altro tipo di pensiero politico, viene detto neoliberista, e il massimo esponente di questo pensiero neoliberista è appunto Margaret Thatcher. La Thatcher è stata il primo ministro inglese per tantissimi anni, fino
fino al 1991. Ok? Cosa dice il neoliberismo? Dice di diminuire le tasse, e quindi già questo è buono, però ridurre anche la spesa pubblica, ossia welfare state, i servizi offerti ai cittadini. Quindi vengono proprio poi a un certo punto proprio eliminati i servizi ai cittadini. E quindi questo provocò grandi ribellioni anche appunto in Inghilterra con Margaret Thatcher. Questa è la Thatcher, famosissima donna, ancora oggi se ne parla per la sua grande levatura politica. E questo è stato il presidente americano degli anni 80, Ronald Reagan. Ok? Quindi questo è importante saperlo perché è fondamentale, ecco, questo, cioè, gli anni 70 hanno costituito soprattutto un inizio tragico perché c'è stato il terrorismo e poi segna anche un periodo buio a livello politico perché finisce il welfare state, finisce il benessere sociale e quindi si pensa invece più a un discorso di rigidità con il pensiero appunto neoliberista, il neoliberismo, ok? Con la diminuzione delle tasse, ma anche la riduzione degli aiuti ai cittadini, dei servizi offerti ai cittadini. Bene, io finisco qui questa parte degli anni 60-70 nel mondo, in Italia e nel mondo, per quanto riguarda la storia dell'Elsa Media. Vi saluto, vi auguro buono studio, un abbraccio a tutti, ciao!